politica, tutto, anche i sentimenti, io credo di fare un po' il discorso, l'operazione esattamente opposta. Io cerco, nei miei romanzi, nella storia che mi interessa raccontare, far diventare materiale emotivo caldo, di sentimento, anche gli avvenimenti storici. Cioè lo riporto a una dimensione emotiva, psichica, che a me interessa molto, ma sempre partendo da una dimensione storica. Non so se ti ho risposto. Sì, sì, assolutamente sì. Allora, andiamo subito sul libro. Sì. Ti dicevo prima, ho voluto presentarlo io perché proprio mi è piaciuto. Grazie. Vorrei fare un piccolo, diciamo, una piccola trama, spiegare un pochino come senza dire però cioè, solo da dove si parte, non da dove si arriva, perché se no... No, sai, ci sono dei relatori che ogni tanto dicono succede questo e poi e io questo non mi stavo vedendo, no, ma tu non lo fai. Allora no, speriamo di no, poi mi bloccherai. ti fermo, ti bavaglio. È ambientato nel 1979, c'è proprio una data precisa, sì. Siamo negli anni di piombo. E, Paolo è il personaggio, diciamo, più rappresentativo, diciamo, quello che più emerge dalla storia, sta su una motonave e osserva i compagni di viaggio.